Vasi. Allora, c'è un titolo che mi è piaciuto. Ti discriminano, ma solo un pochino. Chi non gradisce si prepari al peggio. È un bellissimo articolo di Francesco Borgonovo. Le meraviglie della discriminazione dolce. In che cosa consiste? In una costrizione accuratamente calibrata che si ferma un gradino prima di diventare patentemente inaccettabile. Chi ti insegna? Chi ci ha insegnato queste cose? Chi ha loro insegnato queste cose? PD. È chiaro che è una formulazione di un incrocio malsano tra gesuiti e comunisti, ti immagini? marxismo è un'altra cosa. Marx. Sovietici, e ti immagini che cazzo può uscirne fuori. Il crogiolo è stato nella Siberia, comunque stavo parlando di Orwell, il quale Orwell ha imparato a conoscere queste persone. Allora, il signor Orwell si chiamava in realtà Blair. Certo, Tony Blair. Probabilmente. Parente, uno dei Blair. È un prozio. Certo. Capito? Ma Blair mica era lo stronzo. Non a caso veniva a vivere in Toscana. Regno. Ed era, era amico della Redgrave, sì. Della grandissima attrice Redgrave. A me è sempre piaciuta molto, insieme ad altri attori, sì. E fecero quel famosissimo film che si chiamava I Diavoli, sì. Che era una cosa eccezionale. In concorrenza tipo con Franco Nero. Tipo Jodorowsky. Sono grandi opere queste. No, di cui però di Jodorowsky non si parla. E di questo che adesso non mi sfugge il nome del regista, di questo film, grandissimo film, che si chiama I Diavoli, che appunto parla di una peste, come è venuto in mente? Parla di una peste in Inghilterra, certo. Del 600, forse la peste di Londra, 1605 mi pare, una cosa del genere. Quella descritta dall'autore di... Chi è che ha descritto la peste... Nel 700? No, nel 600, la peste di Londra è stata verificata nel 1605. Inizio del 700. No. E come no? Inizio 600. Comunque, vabbè, cambio. No, chi era? Il grande scrittore inglese. Smith. No. Swift. Jonathan Swift, quello che ha scritto... I viaggi di Gulliver. Esattamente, è lui che ha scritto la famosa peste di Londra. Non lo sapevo. Vabbè, adesso lo sai. Deve sembrare che sia tutto ragionevole, tutto giustificato, tutto tollerabile, anche se per un pelo. Tipo di pelo? Pelo del culo, non penserei che sia un altro tipo di pelo. A loro piace quello. Ho sempre ritenuto che sia giusto calmierare e pensare a un tampone. Anche qui la sempre parola... Nel caso loro. Sempre il tampone. Apprezzo ancora più basso. È stato tamponato. L'ha detto Orlando, il prote Orlando l'ha detto. Il paladino. Apprezzo ancora più basso. Orlando, che è un prode, propone i tamponi in basso. Per ribadire di essere uno di sinistra, attento al popolo. Eh sì, e il popolo chi poteva essere quello diceva? Il prode Orlando. Il paladino. Il quale popolo appunto... Tamponato. Ovviamente segue... Un popolo tamponato. Esatto. Poi come fa ad andare di corpo lo sai Dio, ma comunque sia. Ovviamente segue un ma grande come una balena. Sono contrario ai tamponi gratis, cazzo! Me fai pure pagare il tampone! No, allora, cominciamo a chiarire una cosa. Quello che dicono che sia gratis, come il vaccino e il tampone, in realtà non è gratis proprio per un cazzo, perché per recuperare i soldi vi fanno l'imposizione dell'IMU, aumentano l'IMU, aumentano soprattutto l'estimo catastale, per cui poi pagate tutta una serie di conseguenze per pagare di tasse
per pagare appunto il costo della gestione ospedaliera, della gestione del Covid, delle vaccinazioni e poi anche dei tamponi. Quindi non è gratis un cazzo a questo mondo, che cominciamo a capire bene le cose, non è gratis un cazzo. C'era una canzone della Prima Guerra Mondiale, no? Quando portano il vaccino, il tampone si mette a suonare. Ovviamente segue un ma, grande come una balena. Sono contrario ai tamponi gratis, dettaglia il ministro, perché è un errore dire che se ti vaccini o no è la stessa cosa. Possiamo anche discutere. Questo è proprio un pazzo scatenato. È Orlando, il prode Orlando. Possiamo anche discutere su quanto debba essere questa divisione, però alla fine una divisione c'è. Perché dire che se non ti vaccini va bene lo stesso non è giusto. Capito? Sarebbe sbagliato, perfino ingiusto, non discriminare chi non si vaccina. Che poi il non vaccinato stia esercitando un diritto. Ma la Costituzione la conosce questo. Infatti dice che poi il vaccinato stia esercitando un diritto costituzionale, importa poco. Ah, non importa? Bisogna. Come un ministro che dice disobbedite alla Costituzione? Esattamente. Beh, è figlio di un gesuita, no? Certo. Bisogna comunque rimarcare la sua sostanziale biologica, verrebbe da dire, diversità. Egli è diverso, deviante, non può passarla liscia. Ah, poi, criminalizza pure le persone, certo. Giustizialista, certo. Ecco, non mi veniva. È per la giustizia. Quella loro giustizia. Sì, esattamente. Va sanzionato, ma con garbo, almeno a livello istituzionale. In fondo, sembra dire il ministro, il Super Green Pass, cioè il lascia passare da cui dipende la possibilità di muoversi, di lavorare, guadagnare e di conseguenza mangiare, è ben piccola cosa a confronto di ciò che i renitenti meriterebbero. D'altronde Orlando è figlio dei persecutori del 500 e del 600, quando in tutta Italia si vedevano solo le persone che andavano a passeggio per i centri cittadini, vedevano solo che dei poveracci urlavano e si spravitavano, capito, mentre il fuoco li lambiva da tutte le parti. Questa è la realtà, perché l'avevo detto anche prima relativamente a Montanelli. L'Italia non ha avuto la riforma, ma ha avuto i roghi. Ha avuto la controriforma. Esattamente. Cioè ha avuto i roghi in assenza della riforma. L'approccio dolce funziona così. Non minaccia direttamente, si limita a far balenare scenari peggiori, fuoco. In alto, infatti, ci sono i ministri che mantengono toni civili, ma nel frattempo alla base si scatena l'inferno, si invocano linciaggi, cannoneggiamenti, i giornali si divertono a manganellare i dissenzienti, come ha fatto ieri sul Corriere della Sera Fabrizio Roncone, il re del coglione, buttando nel medesimo paiolo Gianluigi Paragone, Simone Pillon, colpevole addirittura di avere dei santini in tasca. Orrore! Ma io scommetto che Pillon ha anche lo scapolare. Se salva dal rogo il cilicio, e il cilicio e lo scapolare. E vari altri politici di diverso orientamento, tutti colpevoli di essere contro il Green Pass. Un chiaro esempio di giornalismo anglosassone. Il governo si adopera per scavalcare il Parlamento, ma il grande... Bisogna ricordare, a proposito dell'approvazione del Green Pass, il Parlamento ha approvato su 436 presenti, solo 32 hanno votato contro. Ci inchiniamo a 90, a 180 gradi, non 90, a 180 sì, gradi. Di fronte al loro grande coraggio. Meloni, il signor Salvini, dove cazzo erano? Appunto, erano lì.
No, no, erano dei cessi pubblici, il posto più idoneo. Messaggini d'amore. Appunto. Per la ricerca di personale qualificato. Esattamente. Con una stanga di 30 centimetri. Esattamente. Ma il grande giornale deve preoccuparsi di dileggiare i pochi oppositori. Mica del fatto che si stia stressando l'ordine democratico. Ma quale ordine democratico? La democrazia non è mai esistita qua in Italia. In Italia è proprio zero, perché la democrazia è stata portata dal prete. Noi abbiamo sempre avuto un governo retto dal sacro scoglio, come lo dobbiamo ripetere. E per il sacro scoglio conta solo il messaggio della Madonna. Già, il palazzo è dolce, ma fuori vale tutto. C'è persino un ex vice sindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris, in giunta con Giuliano Pisapia, ho detto anche oh mamma mia, pronta a sostenere con serenità sui social che alle madri Novax, che fanno capannello davanti alle scuole, vada tolta la patria potestà. Capite che se le alternative fatte balenare sono queste, la discriminazione shabby chic di Orlando appare quasi una forma di amore. Ma mai non torna il pro de Orlando. L'amore è anche quello del possessore, cioè io ti possiedo donna o io ti possiedo uomo anche in alcuni casi. Orlando piace possedere gli uomini. Certo, e diventa da parte dietro qualcosa di violento, qualcosa certo. Di ossessivo questo possesso, quindi non è più un amore ma è semplicemente una perversione. Ecco. Certo, più pervertiti di questi chi vuoi trovare? A donne che sono preoccupate e che comunque, ripetiamolo che giova, non stanno violando alcuna legge, quando dubitano delle azioni del governo, si pensa di levare i figli. Ma già, come tu hai insegnato, questi ci hanno provato tante volte. Già dal 2000 hanno cominciato. Ci sono circa 100.000 bambini sottratti alle relative famiglie. Pensa un po'. Prevalentemente per povertà. Danno perché loro sono poveri e potrebbero quindi essere mantenuti con 30-40 euro al giorno, 1000 euro per bambino. Viceversa, danno 200 euro a bambino alle case famiglia, ai nostri cari governanti, dove c'è un business assoluto e dove molto spesso le case famiglia sono gestite da parenti, amici, conoscenti o comunque in partecipazione diretta del magistrato. Ripetiamole queste cose, perché che io sto dicendo per averle vissute personalmente, esatto. Avendo denunciato 8 giudici, non qualcuno, 8 giudici che erano cointeressati in questa violenza. Queste cose noi le diciamo da molto tempo, continueremo a dirle, perché di fronte alla melma del popolo italiano queste cose rifulgono comunque, no? Come si dice, la luce sulla padule, è la stessa cosa. Non sono le uniche frustrate o scontente queste mamme. Anche tra i vaccinati tanti sono nervosi e stanchi, ma a costoro i media e i politici all'unisono dicono di sfogare la rabbia sui porci Novax. Ecco per dire come ragiona Assia Neumann Dayan, un nome e un programma. È sicuramente parente di quell'eroico Mosè. Che è appunto figlio di Mosè, certo. E sono sempre loro. Sì, Mosè in israeliano Mosè. Che scrive su l'inchiesta rivolta ai Novax. Ma noi che abbiamo fatto tutto giusto, chiusi in casa a fare la DAD, e poi ci siamo vaccinati, e poi ci siamo fatti i tamponi che non si sa mai. Noi, ma davvero vi dobbiamo voler bene, ma noi non vogliamo disprezziamo noi questi. Ce li fottiamo. Certo. In maniera molto più elegante per dire altra cosa. Che è un po' come dire, se non sopportate più le varie restrizioni a cui vi hanno sottoposto, non rivolgetevi contro il governo, ma odiate i vostri vicini.
Ma questa è tipica di quella mentalità lì. Sì, sì, certo. Beh, ma i delatori in epoca staliniana vivevano alla grande, perché denunciavano tutti i condomini del loro condominio. Così milioni di russi sono andati finiti in Siberia. A decorticare la Siberia. Fanno così i sinceri democratici, istigano... Morendovi circa 25 milioni di persone, esatto, nell'arco di un 30-40 anni. Esatto. Tanto così per gradire. Per la riduzione della popolazione, no? Certo. Perché c'è... All'epoca non c'era il riscaldamento, ma c'era il raffreddamento, che veniva misurato proprio in Siberia. Fanno così i sinceri democratici, istigano, alludono, fanno balenare, intimidiscono col sorriso. Ma chi è forse? Arsenio Lupin? No, non obbligano nessuno loro, però fanno capire che è meglio se ti adegui, perché poi potrebbe finire male. Corrogo! Beh, a me è capitato pochi giorni fa, te l'ho raccontato, quando stavo a Viterbo, a quel comizio, sì, che all'improvviso, solo per aver detto che mi avevano invitato alla manifestazione, sì, di lunedì scorso la mattina davanti alla Sapienza, uno stronzo è andato in escandescenza. Un tizio è andato in escandescenza dicendo che lui era marxista-leninista e che riteneva che quello che l'ha detto implicitamente, non l'ha detto, sì, direttamente, ma lo si è inteso da tutta una serie di affermazioni, certo, che ha fatto. E quindi io non ero suo all'altezza. Non avevo il suo beneplacito e quindi non dovevo parlare. Appunto. Questa è la libertà che questi signori intendono. Ma cioè, infatti, o sei allineato è stata con loro, storicamente, e quindi la pensi come loro, ma sì, anche dimostrandolo giornalmente con i fatti che sei allineato al loro pensiero, non è solo per fare un fumo, no? Lo devi fare. E se non lo fai, sei perseguitato. E d'altronde al governo ci sono i PD, una fusione tra i gesuiti, no, e i marxisti, più, come dire, più criminali di così dove li trovi. Sentite che scrive, sempre sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo: l'alternativa al Green Pass non è non è il liberi tutti, ma il vaccino obbligatorio. Siccome incentivare è meglio che costringere, è giusto che l'ingresso sui luoghi di lavoro sia consentito. Questa è la non lingua, sì, è quella di Orwell. Esattamente. Cioè, è la neolingua, la controtestualizzazione. Esattamente, esattamente. Solo a chi Green Pass, riecco la rana sotto vuoto. La cottura procede un poco alla volta, ma procede. Al cittadino dubbioso viene ricordato che lo si potrebbe far saltare la fiamma per distrarlo dal fatto che lo stiamo comunque cucinando per le feste. O anche la fiamma diretta. Noi abbiamo... Io quando sento... Questo è un articolo splendido. Ma mi deve capitare fra le mani qualcuno del genere a me. Io... Questo è un articolo splendido, ma il fatto che qui, nemmeno qui, si ricordi che in Italia per 500 anni gli italiani hanno convissuto coi roghi, beh, cazzarola, di altri umani. A ribadire il concetto è il solito Orlando, il proprio. L'ultimo omicidio è stato... compiuto da è nell'Ottocento, Papa, è il Papa del 1868, sì, 1865. Esatto. A Torino, una strega. Sì, sì, esatto. No, ma io parlo anche a Roma, parlo di decapitati dal boia... Certamente. Come si chiama? Un bravo uomo. Il Soccapanna. No, Sor Tommaso, mi pare. No. Che era di Campagnano, era di qua vicino. È andato in pensione circa 800 persone. Sì, è andato in pensione dopo aver tagliato la testa, squartato soprattutto, e appeso i quarti, in onore della Madonna, ben inteso, alle porte delle cittadine. Perché, insomma, sai, ti tirano la testa, ti impiccano, ti tagliano la testa, ma a essere squartati non è divertente. Penso proprio di no.
A ribadire il concetto è il solito Orlando, l'eroico Orlando, per il quale l'obbligo vaccinale è un'ipotesi che non può essere esclusa, ma mi auguro di non arrivare a quel punto per non scavare una trincea ancora più profonda nella nostra società tra vaccinati e non. Ah. Tradotto vuol dire: non mettiamo l'obbligo, però se non ti vaccini adesso, fra poco ti obblighiamo. E allora, scusate, non sarebbe meglio obbligare direttamente, magari prevedendo una tutela seria per chi dovesse eventualmente risultare danneggiato dalla puntura? No, perché le multinazionali non vogliono. No, ma c'è quella legge che noi abbiamo denunciato e querelato, cioè il TTIP, il FATCA e il TISA, che hanno previsto già 8-10 anni fa la non punibilità e l'immunità per chi gestisce certi tipi di attività imprenditoria internazionale, appunto compresa compendiata in quella contemplata in quella normativa internazionale. A dimostrazione che il governo italiano, questa pandemia è stata programmata più di 20 anni fa. E noi l'abbiamo documentato con i libri alla mano. No, ma con le denunce che abbiamo fatto, mettendoci in gioco nei confronti di un giudice che, se avesse riscontrato che noi raccontavamo delle cazzate, ci avrebbe sicuramente creato dei grossi problemi. Indagato per diffamazione, falsa comunicazione a mezzo stampa. Esattamente, questo è stato stampato nel 2001, questo libro. 20 anni fa. Quindi, concluso. Ah no, certo, loro non obbligano, loro sono dolci, fanno la guerra e la chiamano pace, suppurano l'odio ma parlano di giustizia, minacciano ma sono ragionevoli, sono dolci come l'eutanasia. Ah, bellissimo articolo. Te l'ho detto che ho incontrato il mio ex sindaco, te l'ho raccontato? No. Raccontalo anche agli amici. Certo. Dunque, premesso che io ho fatto condannare varie volte il mio sindaco, lo sappiamo bene, poi non ha scontato niente perché in appello è sempre stato tirato via per i capelli, però non mi ha mai controquerelato per diffamazione o altro, perché quello che dicevo io era vero, la pura verità, sacrosanto. Poi cambiavano il giudice amico loro, e usciva, ne usciva redento, no? Fra amici si intende. E era arrivato al punto che qualche volta, quando casualmente, molto raramente, lo incontravo in giro per il paese, solo me ne vo per la città, era lui che abbassava il cappello e mi diceva: buongiorno signor Ferniani. Allora l'altra, dunque, quando è stato, mi pare martedì della settimana scorsa, o nei giorni scorsi, adesso non riesco a focalizzare bene, insomma, stavo camminando per tornare alla macchina dove avevo parcheggiato sulle strisce bianche e mi sento chiamare: Ferniani, mi giro, era lui, stava dentro una specie di giardinetto dove c'era un cancello, e lì avevo visto, mentre passavo, lui ancora non l'avevo visto, che c'era, appunto, era un'associazione che so che appartiene al ramo sinistro dell'umanità di Formello. Il ramo sinistro, intendendo dire quelle diaboliche. Sì. E lì che cosa facevano? La raccolta delle firme per l'eutanasia, che loro hanno sempre, avevano fino, quando io ero radicale, ho partecipato anch'io alla campagna per l'eutanasia, e loro erano contrarissimi. Te lo ricordi? Certo, come non me lo ricordo. E lì invece stavano raccogliendo le firme, perché adesso è diventato un loro cavallo di battaglia per convogliare il consenso dei poveri dementi che credono alle cazzate, no, della sofferenza. Allora bisogna fare una legge. Allora, la legge, lo ricordo per chi, deve essere sempre erga omnes, cioè deve riguardare tutti i cittadini. Allora, che poverini, a me dispiace tantissimo per le sofferenze che hanno loro e i familiari, ci sia, non so, 10-20 persone all'anno che vanno uccise con l'eutanasia, cioè mi sta veramente pesante. Ma di più mi sta pesante che sia possibile dichiarare
appunto una persona attraverso vari percorsi strani, molto strani, molto strani, che ci sia la possibilità di andare a intaccare la sanità corporale di un individuo senza che lui ne abbia mai dato nessuna autorizzazione. No, non solo, senza che lui abbia mai dato fastidio a nessuno. Oltretutto. Magari solo per espiantargli un organo. Oh, ditelo, a pagamento. A pagamento. Quello si paga però. Allora, che cosa ha fatto questo? Questo mi chiama, io faccio retromarcia, torno indietro, vado in questo piazzaletto dove stavano loro e lì c'era lui, sindaco, l'altra vice ex sindaca, che, allora lui si è fatto due mandati, l'altra ex sindaca si è fatta altri due mandati e c'era un coglioncello lì di uno sherpa. Insomma, la prima cosa che ho fatto... Sherpa sono le persone serie, non sono sti coglionazzi qua, mandali in cima all'Everest, vedi se ce l'ha. Intendevo pastore. Per testa di cazzo. Sherpa inteso come pastura. E lì, mi ha fatto, dicevo, guarda, gli ho detto, va benissimo alla grande, perché fra l'altro adesso sono candidato alle elezioni di Roma. Sì. Dico, dice, ma... cosa è successo? Non ci sono state delle... evoluzione, mi ha detto due o tre cazzate che manco ho voluto sentire, e poi gli ho detto va bene, io devo andare, ho degli impegni, ho da fare. E c'era lui che mi guardava sorridente, ironico, no? Come per dire, vedi che sto facendo, e la mia ex sindaca, anzi doppiamente volte sindaca, che mi guardava come per dire, come se avesse guardato un essere fantascientifico, un alieno, mi guardava così come per, fra l'ironico, il terrorizzato, perché mi vedeva strano, perché io ho risposto stranamente, ma l'ho fatto intenzionalmente, l'ho fatto proprio perché volevo fargli vedere la mia nonchalance e imperturbabilità nei confronti di due sciocchi che pensavano di prendermi in giro. Beh, questo insomma è stato un intermezzo che mai mi sarei aspettato, e che comunque vuol dire che evidentemente il mio ricordo li perseguirà per bene, perché se no una cosa non l'avrei... Come l'ombra di banco! Nel frattempo, ieri l'ho ridenunciato un'altra volta. Mi pare giusto. Oh! Oh, così va bene. Per una serie di reati che qui adesso non c'ho, ma magari domani te la porto, dopodomani. Va bene. A proposito della situazione della cattiva e addirittura... oscena manutenzione stradale infame paese, hai visto dove abito, no? Sì, hai visto le strade che ci sono, sappiamo bene. Non c'è una sola strada che sia stata collaudata e sia a norma, non ce n'è. Insomma, una più zozzo della Raggi, pensa un po' che roba. Non lo so io, ma pensate bene, volete la legge sulla eutanasia, ma voi non sapete un cazzo, non capite nulla, perché l'eutanasia c'è soprattutto se quello che... La fanno i dottori in fase terminale, quando parlano con i parenti, dicono guarda, quello è irrecuperabile, che vogliamo fare? Appunto. Lo fanno da sempre i dottori. Appunto. Ma soprattutto se è un giovane espiantabile, ricordatevelo sempre. Ah, certo, amici. Certo. E con questo io ho avuto l'esperienza di mia cognata che aveva avuto un ictus a 49 anni. Il tempo di portare in ospedale la sera, verso la notte, verso l'una, il giorno dopo alle 7 di mattina o 8 ci hanno chiesto se potevano spiantarla, sì, perché era ancora a cuore battente, e quindi, sì, appunto. E quindi mia suocera, buonanima, nella sua infinita bontà e ignoranza, gli ha dato soprattutto ignoranza, gli ha dato l'assenso. Io mi sono incazzato come una bestia, immagino. Anche stato di brutto con mia moglie. Li conosciamo queste cose, li conosciamo molto bene. Però lei, credendo alla responsabilità dei superiori, cioè di chi ne sa più di lei, sì, dei dottori, degli avvocati, dei personaggi. E la sanno lunga questi. Quindi lei, nella sua ignoranza, si è affidata di quello che dicevano i dottori e ha fatto macellare la figlia. Esattamente. E carne buona, carne poi, buona. E poi... Io fra l'altro ho conosciuto anche la persona che ha avuto alcuni degli organi spiantati da mia cognata. Ebbene, le hai detto buongiorno, buonasera, come sta? Va bene. Chiudiamola così, cari amici. È una cosa che non mi scorderò mai, ma certamente, che comunque oramai. E nemmeno io, perché la battaglia
contro i trapianti a cuore battente l'ho fatta per una ventina d'anni. Abbiamo anche guerrato in più occasioni. Esattamente. Abbiamo fatto anche una, li conosciamo bene. Anni, 8 anni fa, mi pare, 7 anni fa. Li conosciamo fatto bene questi personaggi. E man mano si migliorerà la tecnica di espianto, più questi saranno interessati ad avere organi a disposizione. Certo. No, voglio solo ricordare una cosa, che già da almeno una ventina d'anni, almeno forse anche di più, forse una trentina, sulla carta d'identità ci dovrebbe essere scritto intanto il gruppo sanguigno e soprattutto la volontà di donare gli organi o meno. E invece non c'è scritto. Non solo. Ancora, sono passati 20 o 30 anni, non ce la scrivono. Ma il Ministero della Sanità, dall'epoca retta da una delinquente, non a caso cattolica con la K, aveva diramato una specie di tesserino privo di qualsiasi valore ufficiale. Che, esatto, in cui uno diceva se voleva essere spiantato o meno. Questi tesserini, io quando circolavo per gli ospedali vedevo che erano stati donati ai pronti soccorsi, ma ai quali pronti soccorsi? Ai pronti soccorsi degli ospedali dove c'era la possibilità di fare gli certo, espianti, certo, perché certo. A quel punto chi lo compilava, non essendoci nessuna validazione ufficiale, chi lo compilava era il parente che dava l'assenso. Ma che parente? Era il medico espiantista. Ah, pure. Erano loro. Allora vi faccio vedere una cosa. No, quello che volevo dire è che se andate a rinnovare la vostra carta d'identità dovete pretendere sì. che sulla carta d'identità, anche quella elettronica, quella è quello che quella sto per plastica, far vedere, ci deve essere scritto se voi siete donatori di organi o no e il vostro gruppo sanguigno. Questa, non ci sono la dovete rifiutare e mandare al macero. Sì. Dovete pretendere che abbia questa caratteristica. Su questa carta d'identità, questa qui ad esempio, si può stampare quello che vuoi, c'è il posto per stampare tutto. Su quest'altra, che è la carta dell'ordine professionale, che vale tanto quanto una carta d'identità, ugualmente puoi scrivere quello che vuoi, volendo. Ma loro vogliono lasciare il tutto in questa situazione perché dietro ci sono i soldi. È chiaro che dove non c'è una regolamentazione, no? C'è il giro, c'è il giro dei soldi. E questo lo diciamo per l'ennesima volta, perché poi il bello degli italiani non capiscono niente, gliene frega niente, però al momento opportuno gli viene la strizza. Ma è tardi, a quel punto lì è tardi. Pace e bene, andrete comunque, guarda, basta che fate un'offerta. Un obolo? Sì, un'offerta. Ah no, bisogna mettere una cosa. Allora, a proposito di oboli, lo sapete come da dove deriva la parola obolo? Deriva da ebolo. Ebolo era una misura greca che era circa 100 volte più della dracma. Pensa un po'. Ed era un peso, una unità di peso molto variabile, parliamo del 700 avanti Cristo, che veniva portata in processione. No, veniva portata come pegno per la misericordia ottenuta dal Dio e appunto in quell'occasione gradualmente da ebolo è passato ad obolo, cioè quello che è il dono, l'offerta fatta al Dio per esatto. la grazia ricevuta. Appunto. Questa è la situazione. Per cui questi signori fanno di ebolo un obolo. Esatto. L'ho detto. So long. La gente crede che si accontentano di poco, quello non è vero. Quando vai dal prete e gli chiedi quanto vuole per dire una messa, allora cosa dice lui? Ah, alla sua volontà, in quel modo paghi molto di più di quanto non ci fosse una tariffa. Ricordo che vidi un anno fa la lista dei prezzi. Sì, la lista dei prezzi di un prete serio, onesto. Sì, me lo ricordo. Onesto, che aveva messo la lista dei prezzi. Uno prece, due prece, 10 50 l'omelia, 50 candele, messa cantata, scorreggiata, quello che vuoi c'era. A tutto con un prezzo specifico. Vabbè, dai. Pace bene, pace bene. Solo
e salutate Priapo, i nostri amici. Sempre un saluto a Priapo. Sempre. Una lode.